Parliamo dell'aeroporto di Peretola. Sulla lunghezza della pista non torno indietro, lo ha detto oggi il presidente della regione toscana Enrico Rossi in consiglio regionale. Il servizio di Maria Teresa Rabotti. Sulla lunghezza della pista non torno indietro, lo ha detto stamani il governatore Enrico Rossi rispondendo a un'interrogazione in consiglio regionale sul procedimento di VIA per il masterplan aeroportuale di Firenze. 400 metri dividono la regione da ENAC. Rossi ha ricordato anche l'iter che il procedimento dovrà seguire, che in caso di pronuncia positiva da parte del Ministero dell'Ambiente, il passo successivo sarà una conferenza dei servizi al Ministero dei Trasporti, previa intesa Stato-Regione. In merito all'ipotesi di uso monodirezionale della nuova pista dell'aeroporto di Firenze, il Presidente ha citato la dichiarazione dell'ingegnere che ha curato lo studio di impatto ambientale, secondo la quale si avrà una pista con esclusivo uso monodirezionale. Tutti gli atterraggi verranno fatti da Prato verso Firenze, viceversa i decolli. Anche rispetto a possibili situazioni di emergenza che fanno eccezione, ha aggiunto, non è mai stato previsto che per problemi di vento l'aereo possa atterrare a Firenze. In questo caso la soluzione è il dirottamento ad altro aeroporto. Infine il governatore ha detto che non ci sarà un dibattito pubblico sul potenziamento della nuova pista dell'aeroporto di Firenze sottoposto a VIA.